Ed eccoci qui, ogni giorno vi salutiamo dalla cucina dei grandi chef abruzzesi, oggi la cucina del nostro chef Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi, allora, siamo per finire la settimana, vero? Sì, siamo quasi, chef, quasi, sì, siamo per finire la nostra settimana. Sì. Quindi abbiamo tenuto compagnia quasi per una settimana, sì signori. Come sempre. Allora. Oggi facciamo, l'anno scorso mi avevi proposi un antipastino in un barattolo. Sì. Questa volta facciamo proprio una vera e sì, vera ci avevi propria, fatto il barattolino di mare. Un barattolino di mare, bellissimo. Sì, solo con frutti di mare. Facile, facile. Ecco, facciamo una cosa un po' più ricca. Facciamo proprio un brodetto, una zuppetta di pesce proprio cotto a bagnomaria, proprio in sottovuoto, nel barattolo, nel vaso cottura. Che bello. Sì. E facciamo tipo il quindi andiamo a cuocere proprio dentro il barattolo. Dentro il vaso cottura. Ma che meraviglia. Sì, sì. Facciamo questa cosa che tante volte anche ci abbiamo un ospite, ci abbiamo una cosa a casa, può tranquillamente essere anticipata dalla mattina per poi servirlo la sera. Non faccio nomi, ma una nota, diciamo, catena di supermercati mi ha regalato proprio un barattolo così e ho detto che ci faccio? Perché non sapevo proprio come utilizzarlo. Vedi? Ah sì, poi il barattolo è una cosa molto comune, si costuma molto nella nostra. Quello era proprio nuovo, quello che mi hanno regalato, quindi perfetto chef, perfetto. Ti imiterò molto volentieri, perfetto. Dimmi come si fa. Qui niente, qui abbiamo bisogno appunto, ecco, un po' di pesce da zuppa, pesce di paranza, il merluzzo, la triglietta, il calamaro, la panocchia, un po' di frutti di mare, tutto quello che abbiamo disponibile per fare un brodetto. Okay. Un po' di polpa di pomodoro, qualche pomodorino, aglio, olio e prezzemolo e basta. Semplicissimo. Niente di più. Semplicissimo. Allora, una cosa che consiglio sempre di fare è di usare i pesci, di non lasciarli interi, sempre di sfilettarli, perché deve essere anche una cosa poi comoda, pratica. Esatto, da poter mangiare. Da poter mangiare. Quindi, come sfogno una porta aperta, chef, perché sai che io odio praticamente dovermi sporcare le mani, anche se ci sono alcuni piatti, che, insomma, tipo il brodetto proprio classico, tradizionale, deve essere fatto maniera, in quel modo. Sì, ed sì, è buffissimo proprio per quello. Era la sua caratteristica e poi appunto quella. In questo caso è una rivisitazione con un tocco di classe. Oso dire, perché insomma il fatto di cuocere proprio poi tutto il pesce dentro questo barattolo rende il tutto ancora più bello e più originale. È vero. E quindi preciso, questo non è un brodetto, questo è un gioco che facciamo noi. Esatto, per esatto. Il brodetto è tutta un'altra cosa. Sì, l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto tante volte. Devo dire che il nostro chef è molto bravo a fare il brodetto ed è bravissima anche la signora Maria, che salutiamo. È vero. È vero. Sono veramente una bella squadra qui, grande squadra. Quindi abbiamo praticamente la triglia, il merluzzo, calamaro, cozze, vongole, panocchie, scampi. Se abbiamo una pescatrice piccolina, prendiamo la codina e ce la mettiamo a tocchetti. Ecco, facciamo tutto. Questo è bellissimo, anche se abbiamo degli ospiti a casa, vogliamo stupirli con qualcosa di particolare, di diverso. Ecco, forse poi magari per la cottura, insomma, dobbiamo farlo uno alla volta, ci vuole un po' di tempo, vero? O una pentola grande. O una pentola molto grande. Magari facciamo anche dei barattolini un po' più piccolini, così ne entrano di più. Dipende da quello che ci vogliamo mettere dentro. Vigilia di Capodanno a casa mia, lotta tra me e la panocchia. Perché? Non riuscivo ad aprirla. Mi stavo facendo male, poi sono andata in cascetta, posso dirlo, sì. E l'ho messa così. Hai risolto tutti i problemi. Ti pensavo in quel momento, tanto che ho chiamato anche, insomma, mio marito, gli ho detto guarda ti prego fallo tu, ma alla fine non ci siamo riusciti. Certo. Abbiamo tutto il pesce aperto, abbiamo, perfetto. Adesso assembliamo il nostro barattolino. Pure per te un'operazione così facile, mi fai invidia. Beh dai, su. Mi fai arrabbiare. Così poco. Allora mettiamo un paio di cucchiai di polpa e lo disponiamo sul fondo. Sì. Ecco qua. Dopodiché mettiamo un spicchietto d'aglio. Privandolo della camicia questa volta. Sì. Mettiamo giusto due pezzettini. Ah, quindi non lo mettiamo intero, qualche pezzetto? Mettiamo proprio qualche pezzettino, sennò poi è troppo... Troppo invadente. Ok. Proprio due o tre pezzettini. Qua stiamo a posto. Mettiamo sotto, mettiamo il pesce.
Quindi adesso la triglia, siamo mettiamo la triglia, la nostra triglietta. Eccoci qua. Poi prendiamo il merluzzo. Il merluzzetto. Eccoli qua. Mettiamo bene sul fondo. Prendiamo le cozze. Questa settimana, chef, tutti i piatti bellissimi e soprattutto facili da rifare a casa. Sì. Questo è molto bello. Eccoci qua. Mettiamo la vongola. Cioè qui praticamente poi rimangono veramente tutti, sì, i sapori. Tutti i sapori. Sempre i frutti di mare, sempre a testa in su, okay. Perché devono aprire a fiore, quindi. Ok. Poi prendiamo. No, mettiamo prima il calamaro. Prima il calamaro. Mettiamo il calamaro. Lo scampetto. Scampetto. Tutto dentro mettiamo. Chi ci saluterà appena andremo ad aprire? La panocchia, la ricopriamo con la sua pellicina, carapace, mettiamo dentro lo stesso. Fatto questo. Che meraviglia, chef! Aggiungiamo qualche pezzettino di pomodoro. Due o tre pomodorini, tutti bello pronto. Pizzico di prezzemolo. Appena appena un po' di sale, non ce ne mettiamo tanto. Sì, perché comunque abbiamo anche i frutti di mare, cozze e vongole che daranno la loro sapidità. Sì. E un bel filo d'olio abbondante. Un bel filone. Eccoci qua. Fatto questo. Ma che bello, ed è un peccato, chef, andarlo a rovinare. È bellissimo così. Chiudiamo. E vedi, abbiamo tutto. Ma perché gli alimenti sono più belli crudi, chef? Credi che sono lucidi. Sono bellissimi precisi. Così. Tutto bello chiuso, che sigillato. Meraviglia. E andiamo in acqua già bollente. Uno scrigno, davvero uno scrigno. In acqua già bollente per 25 minuti. Perfetto, chef. 25 minuti, vedi tutte queste bollicine che si creano, perché si sta creando il sottovuoto dentro il barattolo, vuol dire che il calore come lascia uscire l'aria fuori dal barattolo, quindi si crea un sottovuoto. E questo andrà a cucinare tutto il pesce all'interno. Giusto. Mantenendo i sapori racchiusi in questo scrigno. Quindi 25 minuti in questa maniera. Restiamo in attesa. I nostri 25 minuti sono trascorsi e il risultato è questo. Ecco. Il nostro barattolino, il nostro scrigno. Dovrebbe essere. È pronto. Pronto. Eccolo qua. Che bello. Ecco qua. Ce l'abbiamo pronto. Questo poi, una volta che abbiamo mangiato tutto il pesce, chef, prendiamo il pane. Il pane ci inzuppiamo. Tutto quel succo meraviglioso, tutta quell'acquetta che ha tirato fuori. È vero. Però io sono curiosa di sentire il profumo, chef. Vogliamo provare? Sì, proviamo. Altro che Chanel. Vero, chef? I profumi della cucina, secondo me, sono veramente insuperabili. 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 Musica e profumi. Musica e profumi. Ecco qua. Un po' caldo. Andiamo? Eccolo qua. Perché giustamente ha fatto sottovuoto. Voilà. Abbiamo tutto chiuso qui dentro. Voilà. Che bello. E qua adesso ci divertiamo, rirroriamo semplicemente solo con un filo d'olio a crudo. Io voglio mettere il profumo, chef. Ma che meraviglia. Che meraviglia. Adesso ci mettiamo a giocare un piattino a fianco, prendiamo uno a uno, ci mettiamo a giocare e ci mangiamo. Che bello. E ci mangiamo questa zuppetta, questo brodetto nello scrigno, noi l'abbiamo chiamato, perché veramente il fatto di cuocere tutto il pesce in questo barattolo lo rende un piatto veramente prezioso, perché veramente tutti i sapori rimangono lì e ovviamente il gusto ci guadagna. Il gusto, sì. Vero, come diceva una famosa pubblicità. Non la conosco, chef. Di un caffè. Era. Bene. Senza saperlo. Sì. Comunque, sono cose, a vederlo già fatto può sembrare chissà che, invece è veramente semplicissimo. Avete visto proprio in 10 minuti, a parte il tempo di cottura, si è realizzato un piatto veramente bello, elegante, chic. Un pensiero si è realizzato. È vero. Grazie, okay. Chef. Alla prossima. A domani. I chiodi di garofano hanno delle proprietà antisettiche e anestetizzano localmente. In più stimolano la circolazione e aiutano anche a stimolare la mente.